Antonio Tajani, europarlamentare dal 2014, vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, è stato ieri in Abruzzo, a Lanciano, a Vasto e infine a Sulmona, dove ha sostenuto la candidatura per le prossime elezioni amministrative per il centrodestra di Vittorio Masci. La sentenza di ieri dimostra che i processi mediatici e le sentenze scritte prima che avvengano da chi vuole condannare delle persone perché deve applicare dei teoremi politici spesso vengono o a volte vengono sconfessati. Ieri il teorema che doveva vedere coinvolti tre ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e un ex parlamentare si è dimostrato un teorema fasullo. Io sono ben lieto che siano stati assolti e per questo io sono garantista. Il vicepresidente nazionale di Forza Italia è intervenuto anche sulla questione relativa alla soppressione dei tribunali minori abruzzesi, prevista dalla riforma e attualmente prorogata al 2022. Noi siamo favorevoli assolutamente alla difesa del tribunale, solleciteremo ancora il sottosegretario Sisto perché possa intervenire a tutela, quantomeno seguire a tutela di una città che merita di avere un suo palazzo di giustizia operativo. Ma io credo che in questo momento si debba scongiurare la chiusura perché c'è ancora un problema di tempi troppo lunghi della giustizia, bisogna fare in modo che si acceleri la soluzione di tanti procedimenti, quindi credo che quantomeno debbano esserci delle proroghe per mantenere in vita tribunali che svolgono ancora un ruolo importante. La lentezza della giustizia nel nostro paese fa un danno del 2,4% del PIL e quindi se c'è in attesa di una riforma complessiva c'è da sostenere tribunali che possono lavorare e contribuire alla soluzione del problema, è giusto che questi tribunali rimangano operativi.